Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione merci. Affiliato TSS Group per la distribuzione regionale e DHL per quella nazionale e internazionale. Come già annunciato all'atto della presentazione, la Fondazione Isola d'Elba Onlus mette in campo la prima iniziativa attesa a iniziare le operazioni di fundraising, ovvero l'autofinanziamento della struttura creata con finalità di solidarietà sociale, non di lucro, volte alla completa valorizzazione del territorio dell'Isola d'Elba sotto tutti i suoi aspetti, nonché a forme di sostegno sociale e culturale per la sua popolazione. È la Conad la prima azienda ad affiancare il suo nome agli scopi della fondazione, dando un esempio che i promotori sperano sia seguito da altre. Conad lancia in questi giorni la sua iniziativa promozionale, i Punti Cuore. Tutto quello che viene raccolto con i Punti Cuore va a questa fondazione. Allora, è sostenuta dal gruppo Nocentini con i punti vendita di Portoferraio, Piazza Pietri, Carpani e Superstore, Marina di Campo, Capolivre e Porto Azzurro. Ma con grande soddisfazione è sostenuta anche da Rio Marina, e quello ancora fa più piacere, anche Marciana Marina con Sardi Alfredo. La raccolta di punti cuore funziona in maniera molto semplice. Il cliente entra in un supermercato Conad, fa la spesa regolarmente e gli vengono accantonati dei punti, diciamo ogni 10 euro di spesa viene accantonato un punto. Questo punto poi si accumula e andrà, quando raggiungerà i 500 euro di spesa, avrà diritto a un buono di 5 euro che potrà donare alla Fondazione Isola d'Elba. I clienti possono ogni giorno controllare i propri punti cuore all'interno dello scontrino. Questo progetto Sosteniamo le Passioni è un progetto molto importante che Conad ci ha permesso di renderlo utile a tutta la comunità elbana. Questo è un progetto che sostiene praticamente eventi culturali, sport, sanità, tutto quello che circonda il mondo elbano. Quindi io spero che i nostri clienti abituali, ma anche quelli che non gravitano sempre nel mondo Conad, possano cogliere l'occasione per rendere questa associazione ancora più forte di quello che è lo scopo. Due importanti realtà dunque con questa iniziativa intendono fattivamente fare qualcosa per il territorio. Sosteniamo la nostra Isola d'Elba, dicono dalla fondazione, basta un piccolo gesto per farla crescere.